Ciao a tutti, rieccoci in questo nuovo video dedicato agli attori di Stranger Things, la serie TV firmata Netflix che ha fatto un enorme successo. Oggi parleremo di Caleb McLaughlin, l'attore che interpreta Lucas nella serie. Vi anticipo che se questo video raggiungerà i 60 mi piace ne farò un altro sempre sui personaggi di Stranger Things. Intanto per chi non fosse già iscritto al canale vi ricordo che basta cliccare su iscriviti e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Il sogno di Caleb sin da piccolo non era quello di fare l'attore, ma di interpretare Simba a Broadway. Infatti dal 2012 al 2015 ha interpretato il giovane Simba nel musical The Lion King. Per questo ruolo è stato candidato allo Young Artist Awards 2014 come miglior performance teatrale. Dopo la sua performance a Broadway, il giovane attore ha ottenuto il suo primo ruolo in The Law and Order, unità speciale. Fu proprio in questa serie che cominciò a raffiorare il suo desiderio di diventare attore. In un'intervista Caleb ha affermato che i videogiochi sono una fuga dalla realtà. Li trova molto divertenti e ama giocarci insieme ad altri giocatori o amici online. Direi che sono pienamente d'accordo con lui. Tutti sappiamo che Caleb è sempre stato molto particolare e attento al suo stile personale. Sin dalla giovane età i suoi genitori lo hanno incoraggiato ad avere un suo senso di stile. In un'intervista ha confermato che Russell Westbrook, un uomo di moda, è la sua ispirazione. Oggi il giovane attore ha soli 16 anni e i suoi desideri per il futuro sono molti. Ha dichiarato di non aver limiti di recitazione e che è aperto a qualsiasi tipo di ambientazione. Uno dei suoi desideri è quello di realizzare un lungometraggio e diventare parte della famiglia Marvel. Una delle qualità di Caleb è il pensare sempre positivo ed essere sempre il fan di se stessi. In parole semplici è importante credere in se stessi. I suoi genitori gli hanno insegnato questo già in tenera età. La cosa essenziale è avere energia positiva per poi usarla per aiutare le altre persone. Cresciuto a Carmel, una piccola città nella periferia di New York, dopo la quinta elementare si trasferì a New York City. Ha studiato danza per un anno alla Happy Feet Dance School a Carmel, New York, e poi alla Harlem School of the Arts con l'ex produttore di Lion King. Il giovane Caleb ha condiviso su Spotify una sua playlist unica intitolata Black Boy Joy con le sue musiche preferite. La star sembra avere un grande gusto anche nella musica. I giovani attori di Stranger Things guadagnano più o meno lo stesso bel gruzzoletto. Pensate che Caleb guadagna ben $30.000 a episodio, che sarebbero sui 24.000 euro. Questo senza contare eventuali sponsorizzazioni esterne. Direi che le sue finanze, nonostante la sua giovane età, sono già alte. In un'intervista Caleb ha confessato quali sono i suoi tre giochi preferiti facendo una sorta di classifica. Al terzo posto ha menzionato Destiny proprio perché adora giocare online, al secondo posto invece un gioco sportivo, NBA 2000, e in primo posto GTA 5. Ha poi aggiunto che il tempo di giocare è davvero ristretto, tuttavia troverà sicuramente del tempo per giocare anche a Dungeons & Dragons, il gioco da tavolo che è anche presente nella serie. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, vi raccomando, quando giocate non nominate il Demogorgone.